Barucci, finora abbiamo parlato di disoccupazione, di debito pubblico, di default, ma tutto quanto è cominciato con una bolla finanziaria, anzi alcuni dicono con due, e molto probabilmente se ne sta creando anche un'altra. Cosa significa esattamente una bolla finanziaria e cosa accade quando si sgonfia? Bolla finanziaria è un concetto molto vago, tra virgolette, che però fa riferimento sostanzialmente al fatto che i prezzi, i valori dei titoli non corrispondono a quelli che noi economisti chiamiamo il valore fondamentale, il valore corretto del titolo. È difficile definire un valore corretto di un titolo, ovviamente. Però l'idea è che c'è una bolla finanziaria quando il valore del titolo è sistematicamente più elevato di quello che riteniamo essere il valore corretto. Il problema qual è? È che le bolle finanziarie sono molto difficili da scoprire. Cioè, è difficile dire che questo bene, questo titolo oggi vale 100, in realtà dovrebbe valere 50. È molto difficile affermare questo. Quello che è sicuro è che le bolle finanziarie sono presenti nei mercati finanziari, sono in qualche modo connaturate allo stesso. Noi economisti ci ostiniamo a sostenere che i mercati finanziari sono efficienti, quindi vuol dire che i prezzi in qualche modo sono immuni da bolle speculative. In realtà oramai è appurato che ci sono delle bolle speculative, sono comuni, si trovano tutti i giorni, il problema è che è molto fa la differenza capire la dimensione di questa bolla, e soprattutto se è a livello macro. Ora, a livello macro, quello che si vede e quello che si è visto negli ultimi 10 anni è che sicuramente c'era una sopravvalutazione di alcuni asset, le case, la valutazione di alcuni titoli, tipicamente le cartolarizzazioni, non erano corretti, quindi erano superiori a quello che dovevamo aspettarci. Questo perché è stato motivato fortemente dalla elevata liquidità che c'era nel mercato e la ricerca esasperata sostanzialmente di profitti e di aumenti dei bilanci bancari che c'è stata negli ultimi 15 anni. Quindi la bolla finanziaria è un concetto su cui molti economisti cercano di dire che non esistono. In realtà le prove empiriche dicono che esistono, non sono facilmente individuabili, e questo è il grosso problema, quindi non si possono contrastare, quindi si può usare la politica monetaria per contrastare, ma non è facile. E bisogna quindi abituarsi a convivere con queste. Si creano quindi una sopravvalutazione degli asset, e poi il problema è che tipicamente si sgonfiano tutto ad un tratto. Quindi bisogna conviverci, sono in un mercato globalizzato però sempre più di sistema, e questo quindi deve sempre più globali. E questo ci deve far riflettere sul fatto che la reintroduzione di qualche forma, non la voglio chiamare di segmentazione, ma di qualche briglia più stretta sul mercato finanziario, tipicamente la riduzione del grado di leverage, la riduzione della capacità di spaziare su tutti i mercati a parte gli intermediari, dovrebbe impedire la nascita delle bolle speculative. Quindi porre dei freni un po', non voglio dire speculazione finanziaria, all'attività finanziaria dovrebbe impedire la nascita di queste bolle speculative così significative.